Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore? Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia. Però non ha radici in sé ed è di corta durata, e quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola è subito sviato. Quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola, poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola, che rimane infruttuosa. Ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende, e gli porta del frutto, e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30.